Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per i primi 15-20 giorni di marzo, vi ricordo che a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami i pesci, tendenze energetiche e emotive per la prima parte. Di marzo 2022 ok pesci wow abbiamo il carro quindi per molte persone fa riferimento a quello che è il prendere un qualche tipo di direzione all'interno di una relazione o di una situazione o potrebbe anche parlarmi di quello che è un viaggio un movimento eh, o anche perché no, un trasloco? Magari c'è qualcuno che va a vivere in un'altra città. Si, si va, diciamo così, si decide ecco, di trasferirsi. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo carro qui per voi. Allora partiamo subito con l'energia. Partiamo subito con l'energia della luna. Il re di coppe, la temperanza al contrario. Il tre di coppe al contrario, allora la luna fa ok. La luna fa riferimento proprio a quello che è um, la vostra parte, diciamo così, subconscia, diciamo quello che è la parte che non si vede, no? la parte anche un po' ricettiva. La parte un po' è legato comunque a quello che è, è la femminilità. In questo caso sento che potrebbe fare riferimento a un qualche um, se vogliamo, dinamica, ok? Ehm, un po' inconsapevole che magari state, diciamo così, perpetuando nella vostra vita. Andiamo poi a vedere nello specifico dopo con le altre carte che cosa vuol dire. Il Re di Coppe potrebbe rappresentare la vostra energia o potrebbe rappresentare ehm, l'energia della vostra persona di interesse. Ok? Comunque è una persona. Qualcuno già conosce questa persona, nel senso che già magari avete una relazione. Se non aveste nessuno potrebbe essere proprio una persona che entra nella vostra vita. Quello che si sente con la temperanza al contrario è che ehm, si vorrebbe eh, magari raggiungere quella sorta di equilibrio che in realtà in questo momento non c'è tanto, ok? Ehm, sento che per qualcuno si fa un attimino fatica. A, diciamo così a integrare, ok, quelli che potrebbero essere due aspetti di questa situazione di questa relazione, o magari della vostra vita con questa relazione. Continuiamo poi con un 6 di spade, poi abbiamo un 4 di mh, spade, la stella e un 8 di pentacoli. Quindi mh, il 6 di spade parla di quello che è un'energia di allontanamento, qui c'è qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro de determinate energie, determinate credenze limitanti, determinate aspettative di altre persone, sento che comunque è molto legato a quello che è, ehm, diciamo... Il 6 di spada normalmente fa riferimento alle credenze che si sono acquisite durante la crescita, durante l'infanzia, diciamo, no? E c'è bisogno di dare un taglio, di comunque allontanarsi da questo tipo di pensiero o magari per qualcuno può essere da questo tipo di situazione o di relazione. Il quattro di spade denota un momento o comunque la necessità di prendersi un periodo. Sono allora questa è una carta che ha l'energia un po' dell'eremita, no? Quindi di fare questo ritiro proprio spirituale, ok? Questa è una carta che parla di viaggio e avete anche il caro, quindi magari per qualcuno si tratta proprio di spostarsi. Potrebbe essere riferito al lavoro perché comunque l'ultima carta è un otto di pentacoli, quindi potrebbe essere che qualcuno desidera spostarsi per lavoro e di conseguenza se siete all'interno di una relazione può darsi che se uno dei due si deve spostare, lo debba fare anche l'altro per continuare eh, in, questa, in questa relazione, ok? La stella parla di quelli che sono gli obiettivi, parla di quelli che sono, se vogliamo, i desideri. Eh, Parla anche di speranza, ok? Quindi sento che per qualcuno mh, bisogna ritrovare un pochettino questa, questo entusiasmo per la vita, sento. Mh? Questo entusiasmo anche nel lavoro o nell'applicarsi in quello che è l'amore, nel caso siate singoli, ok? Andiamo a vedere questa luna nello specifico a che cosa fa riferimento per voi. Allora abbiamo un'altra volta la luna al contrario, molto bene. Il 5 di spade. Ci sono dei conflitti interiori qui, ok? Io sento che c'è qualcosa del vostro passato che non volete portare a galla ed è qua. Le credenze. Normalmente eh, il 6 di spade, se vedete, la figura è una madre con un figlio. Quindi parte di questi pensieri, parte di queste cose che vi portate dentro sono proprio collegate alla mamma o alle credenze che aveva la mamma o a quello che vi ha insegnato o a un qualche tipo di eh, magari cosa irrisolta con il rapporto materno che voi continuate a portarvi dentro, ok? La luna fa anche riferimento a quelle che sono le proiezioni, cioè quello che voi proiettate, sia di voi stessi, sia eh, degli altri o sugli altri, ok? Andiamo a vedere il re di coppe, abbiamo un 9 di spade e la carta del mondo. Eh, sì, qui sento che per qualcuno il cambiare, perché anche il mondo è comunque una carta che parla di spostamenti, il cambiare questo tipo di stabilità, se vogliamo anche emotiva, eh, perché comunque ogni tipo di cambio no, porta ehm, una sorta di destabilizzazione più o meno grande. E sento che comunque siete in una fase dove mh, ci sono tanti pensieri, ci sono tante preoccupazioni. Ehm. Per qualcuno mi parlano proprio di casa. C'è da cambiare casa. Per, eh, per un gruppo piccolo fa riferimento al fatto che bisogna trasferirsi all'estero. Eh. C'è qualcuno qui probabilmente che ha bisogno di fare un grosso salto ed è per quello che si è in questa fase di di pensieri, di valutazioni, di nostalgia anche un po' andiamo a vedere la temperanza al contrario parla di un due di coppe al contrario e di un quattro di bastoni um, sento che questo tipo di spostamento non gioverebbe o almeno questo è quello che voi credete non gioverebbe a questo tipo di relazione mm? è come se um, è come se diciamo il come vi posso spiegare perché comunque il 2 di coppe al contrario parla di quello che è un, una non unione la temperanza al contrario parla di un disequilibrio ok di disequilibrio nel senso che c'è la predominanza o di quello che è la componente mentale o di quello che è la componente emotiva ok e poi abbiamo il quadro di bastoni che comunque parla di quello che è una stabilità. È come se a voi stesse bene, star lì dove siete. Andiamo a vedere il 3 di coppa al contrario. Wow! Abbiamo un diavolo. Vediamo che altro mi danno. Un sacco di altre carte. Allora, un diavolo. Un 9 di coppe. Di nuovo, un 8 di pentacoli. Ce l'avevate anche qui. Un asso di bastoni al contrario. È il re di bastoni sì io sento che qui c'è qualcuno che per certi versi non vuole mollare la presa sento e con questo diavolo sento che c'è una sorta di controllo se vogliamo ehm, o qualcuno si sente controllato in quelle che potrebbero essere anche mh, anche le proprie amicizie mm? Guardate, eh? uh, sento che per un gruppo in realtà è come se questo, questo re di coppe vi avesse cambiato il mondo, ok? La luna fa riferimento al passato, ai conflitti che si avevano nel passato con questo cinque di spade, e qui sento che in realtà quello che si sente è un'unione un che non è felice, che però dà una stabilità. Una cosa di questo genere perché, qua, vedendo comunque il tre di coppia al contrario, il diavolo, questa azione che non si fa con quello che è l'asso di bastoni al contrario, sento che qui è un po' come se qualcuno preferisse o si sentisse quasi obbligato a rimanere nella situazione in cui è, anche se c'è questa forza esigenza di andare ed è un po' quello il motivo per cui c'è la carta del carro okay? c'è la necessità, il bisogno, l'urgenza proprio di muoversi da questa situazione all'interno di una relazione o direttamente da questa relazione. Allora, il 6D, di 6 di coppe è la stessa energia della Luna eh? a livello di nostalgia di passato. È come se qualcuno qui si dovesse allontanare da quello che è l'idea. La favola, se vogliamo, di quello che è il principe azzurro, ok, perché quindi io vedo che qua c'è un cavaliere di coppe e un cavaliere di, um, di spade, come se si stesse aspettando il movimento da parte di qualcuno. Potrebbe essere che stiate aspettando il ritorno di qualcuno per un gruppo piccolo. Andiamo a vedere il 4 di spade, per piacere. Grazie. Abbiamo un 5 di bastoni e il 5 2, 5. Si, sì, qualcuno qui, ragazzi, si è sentito messo da parte. Ok, o ha pensato bene di mh, è voluto anche cadere questa carta un re di spade. Io credo che qui qualcuno si sia sentito messo da parte, o sia stato messo da parte allora. Um, mi, parla di, mi parlano di un ricovero ospedaliero, eh, non volontario, quindi io sento che mm, è come se ci fosse qualcuno che avesse spinto qualcun altro a prendersi un momento, diciamo, no? Che può essere un ospedale eh, per la salute mentale? perché è di quel tipo di ospedale che mi stavano parlando, oppure potrebbe essere una struttura dove magari si fanno mh, corsi di crescita personale, eh, dove si fa un qualche tipo di lavoro interiore, ok? Però sento che avete proprio bisogno di andare per la vostra strada, cioè questo re di spade mi fa proprio capire che avete bisogno di puntare i piedi, fare quello che è giusto per voi, che voi sentite giusto per voi. Fatemi vedere la stella per piacere, grazie. Di nuovo un 4 di spade. Allora, 9 di pentacoli, un altro 9 di bastoni e il 4 di spade. Um, sì, voi avete bisogno, avete voglia di star bene. È necessario che impariate a difendervi, che impariate a. Eh, ma sento che ci state lavorando. Comunque è importante che voi cerchiate di. Sì, e qui il 4 di spade è al contrario, come se in realtà non aveste bisogno di andarvene. E semplicemente mh, avete bisogno di staccarvi, che è un po' quello che dice questa carta qui, da quello che sono, sento determinate aspettative, determinate idee, che sono poi le idee che avevate qui, no? Ok, andiamo a vedere l'otto di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un tre di pentacoli e la carta del matto. Allora, io sento che verso la fine della stesa le carte è un po' come se vi consigliassero di continuare a lavorare su voi stessi. Continuate a costruire quello che state facendo, continuate a prendervi la responsabilità di quello che pensate, di quello che dite, di quello che fate. Ok? E vedrete che piano piano ritroverete quello che è la fiducia in questa relazione o in questa situazione, o se per caso non aveste nessuno, in voi stessi. Ok, ma c'è questo tipo di lavoro da fare, c'è bisogno di staccarsi da quello che è il passato, da quello che sono le relazioni passate, da quello che è la sensazione di abbandono, la lotta interiore. Dovete dovete un po' credo muovervi nella direzione in cui voi volete andare. Per qualcuno sì che si parla di un trasloco, per un qualche tipo di lavoro, quindi come dicevo prima Potrebbe essere che uno dei due partner si debba spostare per, per lavoro e l'altro sia, eh, tra virgolette, obbligato o voglia comunque seguirlo o seguirla. Okay? Però sento che c'è qualcuno che non è completamente soddisfatto di questa relazione, non si sente completamente appagato. Andiamo a vedere con eh, i tarocchi di Osho, conscio e inconscio, quindi quello che vedete, quello di cui diciamo così siete consapevoli e quello che invece non vedete. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale mi fate contenta potete mettere un like potete iscrivervi potete condividere o anche solo commentare due carte per il segno dei pesci per piacere grazie allora qui abbiamo wow ricettività e maturità ricettività è la carta della regina di coppe quindi quello che sento io qui è che dovete entrare in connessione con voi stessi o voi stessi, dovete rimanere aperti, dovete avere quello stesso tipo di ricettività ehm, che ha la parte femminile, diciamo no? e per ricettività si intende anche passività. Quindi per certi versi state quieti e cercate di recepire, di osservare anche quelli che possono essere i messaggi, i simboli, i segnali. E poi abbiamo maturità avevate il 9 di pentacoli anche qua. In questo mazzo specifico, questa carta rappresenta il fatto che i tempi siano maturi, il frutto è maturo per essere raccolto, il ciclo di maturazione è concluso, quindi non serve più che questo frutto resti attaccato all'albero, ok? È ora di staccare il frutto dall'albero. Ok, andiamo a vedere mh, un altro messaggio. Per così come consiglio, andiamo a vedere cosa vi dico. Scusate cosa vi dicono questi oracoli. Wow! Guardate, anello di fidanzamento. Quindi, per qualcuno, magari ci si sta per sposare, ok? O comunque c'è di mezzo quello che è un matrimonio. Mh, perché mi parlano di quello che è un compromesso, di quello che è l'eternità. E Vi ricordo che avendo il 2 di coppe, il 4 di bastoni, ne avevo vista un'altra e il diavolo. Potrebbe essere un qualche tipo di relazione karmica, ok? Quindi, eh, magari è un'anima un che avete già incontrato in altre vite con la quale dovete imparare ancora qualche cosa in questa vita. Ehm. Mi parlano di unione, mi parlano di completamento e mi parlano di. sì, è un, un accordo, comunque un compromesso, ok? Se non è proprio. magari per qualcuno rappresenta il matrimonio, mh, il fatto di dare un certo tipo di direzione alla relazione, ma magari per qualcuno è semplicemente un accordo, un patto, una promessa. Mh? Poi abbiamo ragazza parlando e quindi qui parlo di quello che è lo spendere e il trascorrere. Tempo con gli amici. Eh, mi parlano di qualcuno che è felicemente single, mh? e mi parlano di quello che è vivere il momento è divertirsi. Ok? Quindi vi ricordo che il 9 di Pentacoli è uscito due volte. È la carta che parla proprio dell'essere single, dell'indipendenza, e qui vedo che, ripeto, avete un due di coppa al contrario. Quindi sento che questa relazione così tanto felice forse non è, non... e questa carta. Vi deve, dar, vi deve far pensare qualche cosa, ok? Nel senso, è la relazione che mi ha già dato tutto o è solo questo tipo di situazione all'interno della relazione che ha esaurito il tempo, il ciclo, diciamo, di maturazione? Bene, andiamo a vedere. Wow, uscita rapidissima. Uh, ecco, sì, appunto. <ride> Praticamente dice di, um, di lasciare andare quello che è il bisogno di controllo. Semplicemente cercate di fluire o essere o esistere in quello che è la vostra vita nel momento presente, in, diciamo così in modo molto zen, nel qui e ora. Perché ieri ormai è andato e domani ancora non esiste, no? Quindi. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!